Cresce la preoccupazione dei lavoratori a Portovesme per lo stallo delle vertenze che riguardano gli stabilimenti del piombo e zinco e dell'alluminio primario. Deludenti gli incontri dei sindacati con i vertici della Glencore, mentre per l'Eurallumina chiedono lo sblocco delle autorizzazioni per far ripartire gli impianti. Il nodo del polo industriale resta quello dei costi dell'energia. Sentiamo Olivia Palmieri. Il prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis, ha preso l'impegno con i sindacati di attivarsi personalmente presso il Dipartimento del Tesoro del MEF per agevolare la risoluzione della vertenza dell'Eurallumina, quanto prima vengano onorati gli impegni presi dalle istituzioni. I rappresentanti sindacali hanno sottolineato l'importanza di stabilire una volta per tutte quale soluzione intendano portare avanti la Regione e il Governo riguardo al punto di approdo del gas, indispensabile alla ripartenza dell'Eurallumina. Sul fronte dell'altra vertenza aperta, quella della Glencore di Portovesme, delusione dei sindacati dopo l'incontro a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Unico aspetto positivo, la possibilità di attivare una produzione sperimentale nello stabilimento di San Gavino, con materiale non proveniente da Portovesme. Se è infatti positiva la conferma del gruppo di voler portare avanti il progetto Litio, ambientalmente sostenibile, non è altrettanto positiva la decisione di non riavviare gli impianti di piombo e zinco, che secondo i sindacati devono invece restare in marcia sino alla transizione produttiva. Il nodo da sciogliere rimane sempre quello dei costi energetici. Le parti si ritroveranno a settembre e nel caso in cui non venisse trovata una soluzione, i lavoratori sono pronti a nuove iniziative di protesta.